Salve a tutti. Io sono il fantasma di Costanza d'Altavilla. Sì, avete sentito bene. Proprio il fantasma di Costanza d'Altavilla. La madre di Federico II e la regina e imperatrice. Sono qui oggi per raccontarvi i fatti più importanti della mia storia. Io sono nata nel 1154 e sono la figlia di Ruggero II e di Beatrice di Redel. Proprio il giorno in cui sono nata è accaduto un fatto terribile. Mio padre è morto e sono ancora molto estenuata da questo avvenimento, perché mi sarebbe piaciuto conoscerlo di più. Comunque, non mi posso lamentare, perché ho fatto una vita, anzi, un'adolescenza molto, molto tranquilla e serena nella corte siciliana, la multietnica, stupenda corte siciliana. Ah, che bei tempi! Ma 32 anni dopo, ben 32 anni dopo, mi sposo. Sì, mi sposo con Enrico VI. Sì, Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa. Comunque, torniamo a me. Mi sposo con Enrico VI, che poi si è rivelato una persona molto sanguinaria, soprattutto come re e imperatore. Ma questa è un'altra storia. Continuiamo. Più avanti, 3 anni dopo, in realtà, mio fratello muore. E anche per questo sono molto estenuata. Io ho eredito il regno. Che bello. No, direi di no, in realtà. Perché sì, lo eredito, ma mi tocca affrontare le rivendicazioni dei baroni che avevano scelto il mio nipote naturale Tancredi di Lecce. Ma spettava a me questo compito, quindi poi ovviamente ci sono riuscita, ma prima ho dovuto aspettare moltissimo, ma moltissimo tempo in fase di prigionia a Salerno. È stato terribile. Voi vi rendete conto cosa ho passato? Estenuante. Più avanti, nel 1191, vengo incoronata imperatrice del Sacro Romano Impero. Indovinate dove? Ovviamente a Roma. A Roma, stupenda, veramente stupenda. Nel 1194, quindi 3 anni dopo, solo in quel momento, solo in quell'anno, riesco a diventare finalmente regina del Regno di Sicilia. Quello stesso anno, mio marito parte per andare in una spedizione e io resto sola, ma non per molto, perché io, mentre viaggiavo, beh, mi dovetti fermare a Iesi e lì dovetti allestire una tenda per allontanare i dubbi di mio marito e di tutte le persone che credevano che io non fossi in stato di gravidanza. Anche perché io in quel momento stavo per partorire. E infatti partorì davanti a tutte le signore sposate proprio del paese. Ebbene,
il giorno dopo, anche se questo fatto non lo ricordo molto bene, in questo momento sono un po' confusa. Ma da qualche ricordo il giorno dopo io allattai in pubblico mio figlio per dimostrare che era nato e che non stavo fingendo. Inizialmente volli dare a, appunto, mio figlio il nome di Costantino, ma per colpa di mio marito Enrico VI, dovetti cambiargli il nome. E indovinate che nome gli diedero? Federico Ruggero. Federico perché così si notava la discendenza sveva, proprio da Federico Barbarossa. E Ruggero per il primo re a governare il regno di Sicilia. E appunto Ruggero il Normanno. Nel 1197 muore mio marito, Enrico VI, e io dovetti governare da sola il regno. Non mi costò molto, anche se dovetti resistere ai battibecchi tra i tedeschi e i funzionari normanni. Prima di morire, io affidai a Papa Innocenzo III l'incarico di accudire mio figlio, che aveva appena 4 anni. Gli assicurai una vita gradevole, sopravvivenza ovviamente, e infine un grande successo, sia per governare il regno di Sicilia, sia per governare tutto il vasto impero. Io morì nel 1198. Sono anche citata nei libri di storia, quelli di prima media soprattutto. E vi prego di andare almeno a fare una ricerca su di me, perché sono un personaggio, anche se ho avuto una vita corta, molto interessante. Molto interessante. Ho avuto una vita difficile. Vedrete, sarete entusiasti di poter assaporare e vedere la mia vita e vedere anche i miei bellissimi ritratti. Io venni sepolta nella cattedrale di Palermo, accanto alla tomba di mio padre, Ruggero II. Io poi mi sono stancata di restare lì, anche se ho dormito abbastanza, mi sono riposata per poter essere in forma e attiva per vagare e anche parlarvi oggi, anche se sono leggermente stanca. Comunque, sono anche molto contenta di essere stata citata nel Paradiso di Dante, il terzo canto, stupendo. Anche se Dante mi ha citata solamente come madre e moglie, non sa cosa ho passato. Bene, questo è tutto. Ora vi saluto. Ciao. Vabbè, sono qui nel mio giardino imperiale, ormai nelle rovine del mio palazzo. E beh, vi saluto da qui. Addio.